Ah, eccola. Lo sapevo. Ma sì, deve essere così. Una volta credevo che l'amore fosse eterno e che due anime gemelle, quando si trovavano, lo sentivano a pelle. Cioè, io almeno l'ho sentito a pelle. Forse lei no. Ma deve essere così. È un po' come nelle agenzie matrimoniali, no? Cioè, noi crediamo in un sacco di emozioni che non si possono descrivere. L'atmosfera che si crea, l'amore che nasce giorno dopo giorno, la passione che ci travolge, tutte cose difficili da misurare. Invece in un'agenzia usano i numeri, calcolano quante cose ami tu, quelle che ama anche lei, quanto tempo dedicheresti tu a lei e viceversa. Alla fine hai cambiato casa perché? Perché lì c'erano troppe cose sue, Roberto. C'era ancora il suo profumo, c'erano i mobili messi come li voleva lei. Insomma, numeri? E allora azzeriamo questi numeri e ripartiamo, Roberto. Alla fine, qua si sta bene. Ed io ho vissuto una fantastica esperienza. Io ho vissuto un amore che la maggior parte delle persone legge e sogna nei libri. Io l'ho vissuta. Io l'ho avuta, anche per poco, ma l'ho avuta. Chi ha fortuna di amare può considerarsi fortunato, no? Cosa dovrei fare? Piangere per anni per una donna che non ho, oppure essere contento per quello che invece ho avuto. Ho vissuto una storia completa, amore, passione, e come dire sì, mi sentivo importante, io mi sentivo un grande, il suo imperatore. E l'ho sempre trattata da regina poi. Quando un amore finisce, uno dei due soffre, e se non soffre nessuno, non è mai iniziato. Se soffrono entrambi, non è mai finito. Marilyn. Marilyn ne sapeva di storie finite male. Buongiorno signori! Avevo già avuto il piacere di conoscervi sul video e di persona, ma non ho mai potuto stringervi la mano. Buongiorno signori! Avevo già avuto il piacere di conoscervi sul video e di persona, ma non ho mai potuto stringervi la mano. Alla fine ci siamo divertiti un sacco, l'ho portata a visitare i più bei posti di Padova e del mio cuore. E poi, proprio come è arrivata, se n'è andata. Sì, arrivo. Stavo giusto chiudendo. Credevo che l'amore fosse eterno. Beh, ora non lo so di sicuro, però direi che ogni storia d'amore è eterna. Ogni